Ciao a tutti e benvenuti finalmente a un nuovo video. Quello di oggi non è un tutorial, così finalmente la gran parte delle persone che mi conoscono e che sanno abbastanza del gioco potranno guardarselo anche loro. Grazie, grazie. Difatti questo video dovrebbe andare ad aprire una nuova rubrica che chiamerò probabilmente Talk, in cui parlerò di vari aspetti riguardanti il gioco, ma non dal lato tecnico, ma magari saranno più curiosità, pensieri, punti di vista, robe del genere. Lo faccio anche per evitare che questi video siano soltanto un'accozzaglia di robe che potete trovare in qualsiasi wiki, e quindi creare anche qualche contenuto che possa essere in qualche modo personale e allo stesso tempo quindi anche più interessante e fruibile da tutti. L'argomento in questione sarebbero balene e free players. Per chi non è pratico della terminologia usata online, le balene sono considerate quei giocatori che in giochi come Squid Idol Festival, dove si può progredire normalmente anche senza usare soldi, le balene invece sono appunto i giocatori che per ottenere benefici maggiori o per progredire più velocemente nel gioco, eccetera, eccetera, sganciano soldi. In questo caso, appunto, comprando Love Gem ai fini di scouting, grinding agli eventi, eccetera, eccetera. Ad essere sincero, l'origine del termine non la conosco. Posso supporre che sia usato balene per l'imponenza di questi cetacei che guardano un po' dall'alto a basso il povero free player che è tutto così e che praticamente può essere rappresentato dal plankton che verrà cibato dalla balena, ecco. Il punto del video è praticamente condividere con voi quelli che penso siano dei lati positivi che ci siano nell'essere dei free player e non delle balene. E siccome ultimamente sono invaso da una grossa onda di energia positiva, ho pensato, beh, facciamo un video del genere e condividiamolo col mondo. L'evento che ha scatenato il mio desiderio di fare un video del genere è l'aver notato che molti dei giocatori che shoppano pesantemente sull'Eng, ottenendo anche risultati degni di nota come il primo posto in determinati eventi, alla fine si ritirino. Ovviamente non so precisamente in che entità, quanti giocatori abbiano mollato, quanti stiano ancora giocando. Però ho notato questo comportamento in alcuni dei giocatori più spendaccioni, diciamo. Ovviamente in questi casi, salvo rare eccezioni, immagino che il motivo che spinge un giocatore ad abbandonare il gioco è semplicemente un fattore economico, perché comunque parliamo di persone, non che ne so, quello che dice, vabbè, dai, sto mese mi sento così, mi compro 50 euro di Love Gems. Ovviamente parliamo di gente anche che ne compra, che so, 2000 in un colpo solo e roba simile. Beh, a quel punto io mi sono chiesto, ma se questo è il problema, perché non rinunciare semplicemente a comprare gemme e a continuare a giocare? Il fatto è che poi mi sono immaginato la scena e ho pensato che sarebbe un po' al pari di una persona stramega ricca che si ritrova di colpo a dover vivere in povertà sostanzialmente, perché quando sei abituato ad un certo stile di gioco su Squid Idol Festival, che comprende moltissimi scouting o posizioni sempre alte agli eventi, dover passare dall'altro lato, cioè tornare alla miseria più totale, immagino che sia abbastanza frustrante e fastidioso. E quando vedo cose del genere, la prima cosa che penso è: cazzo, io è un anno che gioco e ancora non ho assolutamente perso la motivazione. Cioè, mi diverto a giocare ad ogni evento, mi intrattiene, mi dà soddisfazioni. Per cui quello che penso è che in realtà da parte dei free player c'è un grande vantaggio, che è quello di potersi godere il gioco indipendentemente dai propri risultati, nel senso che se tu come free player comunque dai il massimo, ottieni determinati risultati con le tue sole forze, diciamo, non ti stancherai mai di ottenerli. Molto diverso è appunto il discorso se tu sei abituato ad ottenere certi risultati e improvvisamente
non li ottieni più, la frustrazione raggiunge livelli massimi. Un altro aspetto importante secondo me è quello dello scouting, perché da free player tu avrai sempre l'emozione e il brivido e la felicità di pescare una ultra rara, sempre per chi ha la fortuna di pescarle ovviamente, perché credo che quando macini veramente scouting su scouting e ottieni molte ultra rare non c'è più quella sensazione di aver detto sì, cazzo, sono stato baciato dalla fortuna, quella felicità, quella gioia, perché sostanzialmente tu in quel caso la fortuna te la vai a costruire, perché comunque per la legge dei grandi numeri prima o poi una carta buona ti arriva tra le mani, mentre quando ti devi basare solo sulle gemme che ti regala il gioco in determinati modi, quando ottieni un ultra rare è veramente roba da stappare lo spumante, da fare una torta, da condividerla con gli amici e tutto quanto. Insomma, alla fine ho detto cose un po' a caso in questo video perché non era molto programmato e schematico come può essere un tutorial, però ci tenevo semplicemente a dire che non lo so se ti capita in uno score match di rosicare perché vedi quello che vince con 40 combo mentre tu ne fai 400 e allora capisci, ah, quello è uno stronzo di merda che c'ha 9 UR e mi ha spaccato il culo. Prima di rosicare, appunto, pensa anche a tutti i lati vantaggiosi che ci sono nell'essere un free player, ecco tutto qua. Non vuole assolutamente essere un video del tipo ah, i free player sono migliori, vaffanculo balene. È semplicemente un inno anche ad apprezzare le piccole gioie che questo gioco può regalare anche senza spenderci un centesimo. Ovviamente intento del video non vuole essere nemmeno lanciare messaggi del tipo che comprare Love Gem sia giusto, sia sbagliato, sia immorale, eccetera eccetera. Queste poi sono considerazioni che ognuno di noi fa e sono campi in cui ognuno la pensa diversamente. E detto questo vi saluto.